Beh, questo non lo dobbiamo più discutere perché adesso i numeri sono certi, 24.000 le persone che saranno ricollocate in questo piano che la Commissione ci ha consegnato, è effettivamente un piano dettagliato, pone numeri e fatti sulla carta. A questo punto io lo considero un primo passo, un passo importante per una apertura che prima non esisteva, per arrivare ad una effettiva condivisione della problematica immigrazione a livello europeo. Non c'è dubbio che noi dobbiamo agire su due fronti. Il primo è quello che punta alla causa, perché poi le stragi, il grande esodo di migranti non è altro che un effetto. La causa invece è la situazione di molti paesi dello scenario del Mediterraneo, della sponda opposta a quella della Sicilia, che non hanno più un governo, che non hanno dei punti di riferimento. In Medio Oriente la situazione non è migliore. Quindi bisogna intensificare i nostri rapporti di cooperazione internazionale e anche per questo è necessario un intervento deciso. Oggi abbiamo ascoltato le parole del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, proprio dell'ONU. Il nostro alto rappresentante si sta adoperando per questo. La Commissione ci ha consegnato finalmente, dopo tanto tempo, una proposta vera e propria che diventerà operativa con il voto e con i prossimi passaggi, soprattutto con il summit dei capi di Stato e di Governo che ci sarà alla fine di giugno. Da lì si vedrà veramente se l'Europa vuole continuare a parlare o se vuole agire. Io credo che però, visto che si vota a maggioranza, possiamo assolutamente avere un approccio positivo, perché gli Stati che vorrebbero sfilarsi e quelli che si sono sfilati sono veramente pochi. La proposta passerà a maggioranza e l'Europa dimostrerà di essere finalmente operativa su un problema che poi alla fine è una tragedia che costa ancora centinaia di migliaia di vite.